Prendete un Galaxy A70, fategli un buco sul display, aggiungete una quarta fotocamera, dategli un look un pochino più moderno, migliorate il processore con uno degli ultimi Snapdragon della serie 700 ed ecco che avete il Galaxy A71. Uno smartphone dunque che non stravolge l'ecosistema Samsung, una riconferma, ma anche al tempo stesso un passaggio generazionale che per qualche aspetto non mi ha convinto fino in fondo. Snapdragon e Samsung One UI 2.0, una accoppiata non facile da trovare a livello italiano, che però quest'anno nel 2020 trova non soltanto A71 protagonista, riprendendo quindi ciò che A70 aveva introdotto lo scorso anno, ma trova anche la proposizione S10 Lite che stiamo provando proprio in questi giorni. Una accoppiata vincente che infatti va a sfruttare tutte le potenzialità della serie Snapdragon, in questo caso su A71, lo Snapdragon 730G, quindi una versione leggermente overclockata del processore da un punto di vista della GPU, quindi della scheda grafica, per dare il massimo anche sul gaming. Una CPU che permette al device di avere un'ottima autonomia anche grazie a un consumo in standby inferiore rispetto alla, diciamo, versione Exynos, che non esiste di questo smartphone, ma diciamo così, la nostra esperienza ci ha insegnato che gli Exynos in generale hanno dei consumi un po' più elevati in standby, ma soprattutto grazie alla batteria da 4500 mAh che si trova sotto la scocca di questo smartphone. In realtà è la stessa batteria che trovavamo anche su A70, che però si riconferma essere assolutamente in grado di portarci alle 23:30, quindi dalle 7 del mattino fino a che non torniamo a dormire la sera, senza alcun problema. Uno smartphone che poi vanta un display da 6.7 pollici, bello, AMOLED, contrastato, che trova nella One UI un'esperienza coinvolgente, perché tutto è centrato su colori scuri. Il tema scuro a sua volta va a enfatizzare ancora di più tutto quello che è il vantaggio dell'OLED, e ovviamente essendo basato su Android 10 nativamente si apprezzano tutte quelle applicazioni che automaticamente vanno in colorazione scura, quindi tutta la suite Google, ma non solo, ovviamente anche applicazioni di terze parti. Uno smartphone che, come ho detto in apertura, ha un buco nel display. Nella parte centrale, come abbiamo visto su Note 10, troviamo la fotocamera, una fotocamera selfie interessante che permette di avere dei buoni scatti, ma che comunque non aggiunge nulla di particolare a quello che è il comparto selfie dei Samsung che abbiamo visto fino ad oggi. La risoluzione è alta, ma insomma manca un po' di quella qualità che mi sarei aspettato magari da un prodotto rinnovato rispetto a quello dell'anno scorso, e parlo appunto di A70. C'è però una cosa da dire, ed è la prima delusione, o meglio il primo elemento che mi fa un po' storcere il naso: il lettore di impronte è sotto al display, cosa buona, cosa giusta, rende, diciamo così, la scocca posteriore molto più pulita, più liscia, non c'è un posizionamento sbagliato come avevo sottolineato su S10e, troppo in alto del lettore laterale, ma è sotto il display, però è lento, o meglio funziona sempre abbastanza bene, diciamo che 8 su 10 si sblocca, però l'animazione è decisamente lenta, è come se laggasse nello sblocco, è una cosa che è abbastanza ridicola, che è brutta da vedere, perché in realtà non funzionerebbe male anche se non è precisissimo. Insomma, una sensazione di non fluidità che parte subito appena si prende in mano lo smartphone. In realtà poi l'attivazione dello smartphone è molto agevole, perché c'è il doppio tap per attivare il display, c'è il Rise to Wake, c'è il riconoscimento del volto, insomma l'attivazione e l'apertura del launcher e quindi della home page è comunque facile. E però qui si entra nel discorso eterno della Samsung One UI 2.0 alleggerita, migliorata, con uno Snapdragon 730G che però fatica. Banalmente è già arrivato un aggiornamento, cioè le patch di gennaio, insomma è vero, è arrivato da poco in Italia, però mi sarei aspettato quella reattività che ho visto su altri prodotti Samsung, su altri prodotti della concorrenza, con un'interfaccia meno elaborata ma con lo stesso processore. Intendiamoci, A71 non va assolutamente male, è un prodotto che rimane concreto durante l'utilizzo di tutti i giorni. 6 GB di RAM permettono comunque un ottimo multitasking, il Samsung Internet Browser ti dà quell'esperienza web di navigazione che è difficile da avere su altri smartphone, semplicemente perché è migliore di Chrome, è migliore di Edge, c'ha il tema scuro,
tra l'altro ha proprio la modalità che rende l'interfaccia web scura anche di un sito non scuro ed è paradossalmente iperottimizzato, al di là degli add-on che si possono mettere, proprio in RAM viene digerito meglio rispetto a altri browser. Quindi vi consiglio assolutamente di usare questo browser web sui Samsung, però in generale si vede che tornando alla home quell'animazione è poco fluida, quel movimento, c'è un piccolo scatto, insomma c'è quella morbidezza che troviamo magari su altri smartphone con Android One e magari con lo stesso processore, ma che qui effettivamente manca. Non è un dramma, attenzione, sicuramente noi ce ne accorgiamo, voi lettori che siete un pochino più attenti potreste vederlo, sicuramente una persona, diciamo, comune, normale della strada troverà davvero bello questo prodotto, anche perché è leggerissimo. Paradossalmente, nonostante la batteria così grande, è molto più leggero dei suoi fratelli, maggiori o minori, di molti altri smartphone con una batteria da 4500 mAh, e devo dire che in questa colorazione bluette, non saprei come descriverla, ghiaccio diciamo, è molto carino, perché questa cover posteriore in glastic, cioè una specie di misto tra plastica e vetro, ha questa trama romboidale davvero piacevole, e alla fine il grande semaforone o questo grande padellotto che c'è dietro che nasconde le quattro fotocamere non è poi così brutto, anzi è molto simile agli S20, e quindi c'è in realtà un po' un filo conduttore che lega tutti gli smartphone Samsung usciti nel 2020. Parliamo di fotocamere, quindi a questo punto sono 5, in realtà la principale è una, la 64 megapixel, le altre sono un po' di accompagnamento, e qui devo dire che ci sono delle certezze e delle certezze anche negative, paradossalmente, ovvero le foto, l'interfaccia fotografica è fatta molto bene, ci sono tutte le opzioni e le funzioni che ci dovrebbero essere su uno smartphone, non c'è il 4K a 60, c'è comunque a 30, le foto vengono bene, il punta scatta è comunque ottimo, non è rapidissimo paragonato a S10 Lite, Note 10 Lite o andando nella fascia superiore, quindi gli S10 in generale, si nota che tra lo scatto e l'immagazzinamento della foto, tra lo scatto, il salvataggio e l'apertura della foto, c'è un attimo quel secondo di attesa che magari non mi sarei aspettato. Però le foto appunto sono davvero molto buone, e soprattutto c'è una differenza molto lieve di colori tra la foto normale a 64 megapixel e la foto wide a 12 megapixel. In genere sugli smartphone di fascia media c'è sempre stata una grossa differenza cromatica tra le due fotocamere, che si è dimostrata essere tale anche su smartphone top di gamma dell'anno scorso. Poi piano piano con aggiornamenti, con i nuovi processori, con le nuove uscite, questa differenza si è assottigliata nella fascia alta, qui effettivamente è davvero molto lieve, e quindi si ha una continuità, no, di colori, di aspetto tra le foto wide e quelle normali. Peccato però che non ci sia la fotocamera zoom, c'è invece al suo posto una macro a fuoco fisso, fondamentalmente quella roba da tipo 5 cm di distanza, che sì, ti tira fuori delle belle foto, ma vai a capire quando sei a fuoco, non è proprio facile, anzi devo dire che insomma non è stato facilissimo fare delle belle foto macro, perché c'è sempre l'incertezza, solo a 5 cm, 4,5, sarà a 7, sarà a fuoco, non sarà a fuoco, insomma c'è sempre un po' quel chissà come sarà avvenuta, e lo vedete soltanto quando la mettete al PC, perché poi dallo smartphone il display insomma non si capisce quanto effettivamente è fuori fuoco. Per quanto riguarda i video, la stabilizzazione invece è comunque buona, c'è una qualità generale che è sufficiente, anche l'audio catturato va bene. Ovviamente anche Apple, che ha deciso Store. Per quanto riguarda l'audio invece sottolineo che lo speaker mono è un peccato, è proprio mono, cioè non c'è neanche il rafforzativo della capsula auricolare, quindi esce soltanto dal basso, dove però troviamo il jack audio che sulla fascia media evidentemente rimane, sulla fascia alta se ne va, e va bene così, o meglio va bene per chi lo accetta. Peccato la USB 2.0, che permette comunque una ricarica rapida in tempi assolutamente accettabili, però chiaramente non c'è DeX, non ce lo aspettavamo, non me l'aspettavo, ma me la sarei aspettato su S10 Lite, che però non ce l'ha, su Note 10 Lite, che però non ce l'ha, insomma DeX rimane appannaggio degli smartphone di fascia alta di Samsung. In generale però la connettività
è quella che ci si aspetta, a tutto, ma soprattutto a quell'ecosistema Samsung che poi fa la differenza, sul quale ci possiamo, diciamo, credere e che fa passare magari in secondo piano i lag, perché c'è l'NFC, c'è Samsung Pay, c'è il Dual Band, c'è il Bluetooth 5.0, c'è tutto quell'ecosistema di sicurezza di Samsung, ci sono tutte quelle opzioni oggettivamente anche esagerate, no? Della Samsung One UI, c'è addirittura il pannello Edge su un prodotto flat, però insomma tutte cose che si possono usare, si possono non usare, ma che magari quando meno ve ne accorgete diventano interessanti, tipo per esempio il Samsung Pass che vi memorizza le password. Insomma, tante piccole cose che poi in realtà sono anche gli Android, quindi non è necessario avere la One UI, ma che qui diventano complete appena tirate fuori lo smartphone dalla scatola. Smartphone che in scatola non ha nulla, nel senso che c'è le auricolari, c'è il caricatore, ma non c'è la custodina, nemmeno quella gommata, però vabbè, insomma, dai, si trova sicuramente qualcosa su Amazon a pochi euro. Questo è tutto per Galaxy A71, vi dico anche però che in chiamata e per quanto riguarda la connettività non ho riscontrato alcun problema, e c'è una cosina molto interessante, che il carrellino SIM è triplice, quindi due SIM e micro SD separata, non dovete fare rinunce, e non riesco ancora a capire perché ogni tanto c'è, ogni tanto invece è duplice, quindi è condiviso. Vabbè, insomma, scelte di Samsung e non solo di altri produttori. Maggiori informazioni e dettagli le trovate nel link in descrizione. Aggiungo però una cosa in chiusura, ovvero il prezzo di listino è fondamentalmente assurdo, 479 euro, quindi incomprabile oggettivamente a questa cifra, però già online si trova, senza andare da parti strane, su Amazon a 389 euro, oggi 7 febbraio, che sto registrando il video, quindi diciamo che va a posizionarsi esattamente dove si posizionò l'anno scorso a 70, e dunque a 299 euro potrà essere un best buy probabile. Poi insomma, a voi la scelta. Ciao.